Invidia da Royal Wedding? Può darsi. Quel che certo è che l'ultimo scapolo più desiderato della Gran Bretagna, dopo il principe Harry, ha deciso di capitolare. È notizia di queste ore, il Grant andrà a nozze per la prima volta. A 57 anni, il son è riuscito a ottenere le foto delle pubblicazioni presso l'ufficio del registro di Kensington e Chelsea, poco distante dalla dimora londinese dell'attore da 10 milioni di sterline. Nonostante il divo, da sempre molto attento alla privacy, avrebbe voluto tenere la notizia riservata. La fortunata? La fidanzata svedese Anna Eberstein, 39, al suo fianco già da 6 anni, ma senza fede al dito. Produttrice televisiva, discreta, non ha mai raccontato il modo in cui ha conosciuto l'attore. Leggi anche Hugh Grant che risate con Anna, i due, genitori di 3 figli piccoli, l'ultimo nato pochi mesi fa. Eravamo stati noi, i primi, a dare la notizia della terza gravidanza, si sposeranno entro la fine del mese. E fan della star di 4 matrimoni e un funerale sono già divisi, tra chi grida, finalmente, e chi era certo che l'attore non avrebbe mai pronunciato, per sempre. Tra questi ultimi ci sono anche i suoi amici più cari, che al tabloid britannico hanno rivelato, eravamo convinti che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Nel suo passato, ai flirt probabili o certi non si contano, Drew Barrymore, Yemima Khan, la PR Caroline Stamburi, Inglan Ong, mamma degli altri suoi due bambini. Ma la storia più importante, prima di Anna, ovviamente, resta quella con Liz Harley. I due si sono conosciuti nel 1987 e sono stati una coppia fino al 2000, nonostante l'infedeltà di lui, fermato nel 1995 con la prostituta Divine Brown. Oggi sono grandi amici, e Hugh è il padrino del figlio della Harley, Damian. Leggi anche Elizabeth Harley festeggia Hugh Grant, auguri al mio migliore amico, secondo la più famosa delle ex, a far calmare, Hugh, appena tornato in onda con A Very English Scandal su BBC 1, è stata la paternità, ha avuto 5 figli uno dopo l'altro, e avere questi bambini lo ha trasformato dall'essere una persona profondamente infelice a semplicemente infelice, ha scherzato poco tempo fa Harley. Lui, però, fino a 2 anni fa la pensava in modo totalmente diverso sul matrimonio, non è romantico. Penso che gli esseri umani dovrebbero essere fedeli a una sola persona per 40 anni, no, no, no. Qualcosa deve avergli fatto cambiare idea.